Vediamo adesso alcuni esempi numerici sempre riferiti a questo esempio particolare di una ruota di raggio 10 cm che impiega 8 secondi per fare un giro completo. La prima cosa che calcoliamo è l'accelerazione centripeta, cioè in pratica la lunghezza di queste frecce di colore rosso. Utilizziamo per esempio la formula v alla seconda diviso r, sostituiamo i valori. Al posto della velocità mettiamo il valore scalare 7,85 cm al secondo diviso r che è 10 cm e otteniamo questa accelerazione centripeta di 6,16 cm al secondo quadrato. Poi ci chiediamo, per esempio, dopo 3 secondi, dove si trova il punto P, cioè quanto arco ha percorso e quale angolo ha descritto. Basta applicare queste due formule. L'arco percorso è velocità per tempo e l'angolo è velocità angolare per tempo. Quindi, dopo 3 secondi, lo spazio percorso, cioè l'arco percorso è velocità per tempo, andiamo a sostituire i valori, 7,85 cm al secondo è la velocità, per 3 secondi otteniamo 23,6 cm. Questa è la lunghezza dell'arco percorso. Graficamente l'arco percorso dopo 3 secondi è questo, da A fino a D. Infatti già sappiamo che ognuno di questi spicchi è percorso in un secondo. Quindi questo arco è lungo 23,6 cm, giustamente è un po' meno di 30 cm. Corrisponde infatti a 7,85 cm per 3. Ciascuno di questi archi percorso in un secondo era 7,85 cm. In 3 secondi quindi ha fatto questo arco per 3. L'angolo invece si calcola con la formula omega t, quindi omega la velocità angolare era questo valore qua, 0,785 radianti al secondo, per il tempo 3 secondi e otteniamo 2,36 radianti, che corrisponde a questo angolo qua, 3 spicchi. Infatti si può ottenere anche moltiplicando per 3 ciascuno spicchio che era da 0,785 radianti, quindi 0,785 radianti per 3. Osserviamo infine che non era necessario calcolare la velocità, cioè l'angolo descritto alfa attraverso questa formula. Si poteva ricavare l'angolo direttamente dall'arco. Cioè, conoscendo questo arco che è lungo 23,6 cm, eccolo, possiamo utilizzare la relazione fra un angolo e l'arco corrispondente per calcolare l'angolo. Infatti l'angolo si ottiene prendendo l'arco e dividendolo per R. È questa formula qua. Un angolo si ottiene prendendo l'arco che sottende diviso R. Quindi se noi vogliamo questo angolo, basta che prendiamo l'arco corrispondente, 23,6 cm, questo, e lo dividiamo per 10 cm che è il raggio. Questo infatti è il calcolo, l'arco diviso il raggio e otteniamo 2,36, l'unità di misura si semplifica. 2,36 è la misura dell'angolo alfa. Sappiamo però che quando non c'è scritto niente, cioè l'unità di misura non c'è, vuol dire che l'angolo è espresso in radianti e infatti è il risultato che abbiamo trovato prima. L'angolo, prima l'abbiamo trovato con la formula omega t, è di 2,36 radianti. L'unità di misura radianti la possiamo inserire o la possiamo togliere, tanto è una unità di misura fittizia. Quindi comunque ritroviamo che l'angolo è ampio 2,36, che sta a significare 2,36 radianti.